Marco, allora anche tu stasera all'inaugurazione di questo bel locale? Assolutamente sì, tutto quello che è made in Napoli io ci sono. Ma la movida ti piace? Diciamo che mi piace il mangiare. Senti, e come stai smaltendo il dopo Isola? No, io ho iniziato la mia attività agonistica perché adesso ho un altro obiettivo, quello di qualificarmi per l'Olimpiade di Tokyo 2020, anche se con un'altra bandiera, però sarà questo il mio obiettivo. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Vi ringrazio a tutti qua. È una serata davvero speciale per Napoli e anche per tante persone che credono nell'entertainment di qualità. Stasera presentiamo Tendenzia, il nuovo locale nel cuore di Mergellina, da un'idea geniale di miei amici di sempre, alcuni addirittura di infanzia. C'è Andrea Parisi, c'è Stefano Gagliardi che sono vicino a me, e poi c'è Alessandro Guglielmini, Fabio Arzillo, Alfredo Versetto. Per la prima volta Roberto Gagliardi, per la prima volta tanti amici che invece di fare una cosa che si fa troppo spesso, cioè dividersi, si uniscono e nasce Tendenzia. Stefano, passo a te la parola. Prego. Tendenzia sì, era uno dei nomi in effetti che ci è venuto in mente, perché ho detto sarebbe carino se a Mergellina ci fosse finalmente qualche cosa anche un po' più su rispetto alle ottime pizzerie che comunque sono presenti qui a San Lazzaro. Di conseguenza, siccome io e Andrea siamo anche pratici del by night, dell'entertainment, abbiamo deciso di fare un locale che potesse in certo qual modo inglobare più settori. Quindi abbiamo creato un lounge bar, un ristorante e un burger di qualità. Allora, voglio innanzitutto ringraziare voi per essere qui e il nostro caro amico Lorenzo, che veramente si può dire è un amico, veramente un amico. Come ha detto Lorenzo, questo locale nasce dall'idea di 5 amici, perché veramente 5 amici, che hanno lo scopo di creare un qualcosa che a Napoli, un qualcosa di innovativo in questa nostra città. Diciamo che il termine locale, si può dire che il termine è giusto, perché al contrario di un comune ristorante, come ha già preceduto il mio socio Stefano, questo locale nasce dall'abbinamento di 3 compagini, che abbiamo un bar che sarà un crudo bar, un ristorante con una cucina innovativa che non voglio svelarvi perché dovrete venire qui a provarla, e il Tasse Full Burger, il nostro T-Burger, che sarà un hamburger da asporto con lo scopo di far assaggiare un tipo di pasta totalmente nuovo a Napoli. Che dire, speriamo di creare questo locale, speriamo che vada avanti e speriamo che sia un punto di ritrovo tra amici per passare un po' di tempo assieme e poter bere una cosa in compagnia. Grazie Lorenzo. E allora, cari amici, io vi presento Dulcis in Fundo Alessandro Guglielmini. Molti di voi lo conoscono perché è il creatore del fenomeno 50 calò, 50 panini, 50 suite, e anche a Londra ci porta in alto con i colori italiani e campani. E naturalmente Alessandro ci può spiegare bene, non perché Andrea e Stefano non sono stati bravi, perché Tendenzia? Perché Tendenzia vuole raccogliere tutte le cose che piacciono un po' di più, quindi dal mondo delle notte, dove loro due sono due testimoni importanti, e quindi poter fare un lounge bar carino di riferimento dove bere un aperitivo, una cosa carina, eccetera. Poi il fenomeno burger assieme al fenomeno pizza è sicuramente un fenomeno vincente, quindi il tentativo è fare un burgerino di grande qualità, no? E Dulcis in Fundo, provare a fare una ristorazione che piaccia un po' a tutti, quindi una ristorazione che parta da un crudo bar accessibile fino a degli appetizer carini, divertenti, qualche primo piatto e qualche secondo piatto, però sempre cercando di capire quello che piace al pubblico. La tendenza, per esempio. La cosa più importante di questa operazione è proprio quella, è aver scelto una location che secondo me è strategicamente ben baricentrata, dove deve poter venire chiunque, dal turista a loro che hanno un pubblico, un seguito importante, ma anche al viandante di passaggio che si vuole divertire a trovare le cose carine. Io mi auguro che questa sia un'operazioncina che possa darci soddisfazione. Io
veramente, lo faccio poche volte perché sapete che ormai sono al di là della telecamera, ma ogni volta che metto la faccia davanti a una telecamera lo faccio perché ci credo. E credetemi, venite da Tendenzia perché finalmente a Napoli si respira un'aria nuova, finalmente si è deciso di mettersi insieme e quindi dobbiamo dare forza a questo progetto perché si sta bene, si mangia bene e vi assicuro troverete un'accoglienza eccezionale perché questi tre amici e gli altri che poi magari vi presenterò dopo sanno come farvi sentire a casa.